Grazie Presidente. Con l'approvazione di questo ordine del giorno avrete l'opportunità di dare dignità pari a tutti i cittadini, non mettendo in contrapposizione gli inquilini con i proprietari degli immobili, con un distinguo sociale che non è appropriato, come sta facendo l'attuale governo, più volte denunciato da esponenti di Forza Italia, ma anche e soprattutto da Confedilizia, che giustamente si appella alla politica affinché il governo e la maggioranza usino il buon senso e non la demagogia, e soprattutto il diritto di proprietà, che per noi è sacrosanto, e proprio per questo motivo ho fatto quest'ordine del giorno a mia prima firma. L'articolo 17 bis del provvedimento in esame dispone la sospensione di tutte le procedure esecutive di rilascio degli immobili fino al 31 dicembre 2020, dopo che il decreto legge Cura Italia l'aveva previsto dapprima fino al 31 giugno e poi in sede convenzione fino al 1 settembre 2020. Tale disposizione riguarda tutti gli affitti, abitativi e non abitativi, anche di tutte quelle strutture commerciali e artigianali che sono state colpite duramente dalla crisi del Covid, e tutte le procedure, sia per morosità sia per finita locazione. Con l'introduzione di una semplice comma in pratica si annullano gli effetti di sentenze emesse dai giudici di tutta Italia a tutela di centinaia di migliaia di cittadini che attendono di rientrare in possesso del proprio immobile. L'intento dei presentatori, deve presumersi, era quello di salvaguardare gli inquilini in relazione all'emergenza Covid, ma non i proprietari degli immobili. Ma gli sfratti bloccati riguardano essenzialmente situazioni giunte a sentenza quando il nuovo coronavirus non esisteva neppure in Cina. Negli ultimi mesi, infatti, l'attività giudiziaria è stata pressoché ferma. E anche qualora qualche proprietario avesse tentato di portare avanti azioni di sfratto, si dubita che in qualsiasi giudice lo avesse assecondato. Notevole è il danno provocato ai proprietari degli immobili, che attendevano da anni di riavere il proprio immobile, che magari era finito nelle mani di uno dei tanti morosi di professione, che fanno vite lussuose, ma l'affitto non lo pagano. E probabilmente dall'altra parte ci sono dei cittadini, dei proprietari di immobile che per mille cause possono campare e pertanto vivere solo di quell'entrata, che credevano certa questa entrata e magari si erano anche impegnati a fare delle operazioni, dei finanziamenti per ristrutturazione o cose simili, che a questo punto si trovano senza un'entrata, senza lo Stato che li protegga e magari proprio loro si trovano a essere creditori verso terzi. Incomprensibile appare inoltre il criterio con il quale governo e maggioranza intendono tutelare l'esigenza di una categoria di cittadini, imponendo per legge che se ne faccia carico un'altra categoria di cittadini, e proprio a proprie spese e senza alcuna forma di risarcimento e non con la collettività. Pertanto, noi impegniamo il Governo a valutare l'opportunità, nell'emanazione dei futuri provvedimenti, di prevedere un equo indennizzo per i proprietari degli immobili che sono stati penalizzati dalla disposizione introdotta dall'articolo 17 bis del provvedimento in esame, anche se già erano partiti facendo l'acconto sulla tassa municipale. Cioè, noi ci siamo imposti affinché non venisse almeno fatta pagare la tassa municipale, che l'acconto era in scadenza il 16 giugno. Anche questo il governo e la maggioranza l'hanno accolta e sono andate avanti nel pagamento delle tasse. Allora noi vogliamo le stesse misure per tutti i cittadini, che siano alla stessa pari. Se si vuole portare, diciamo, il blocco degli sfratti fino al 31 dicembre 2020, allora dobbiamo portare anche il blocco delle tasse fino a questa data.